Siamo qui ad Asola per la terza edizione dell'Asola in scena, ma vediamo insieme cosa ci aspetta. Siamo qui con Valerio Merola anche quest'anno ad Asola in scena. Cosa ci proponi quest'anno? Beh, quest'anno diciamo che la prima proposta è una non proposta, cioè nel senso che io non presento quest'anno perché pur amando moltissimo questa manifestazione che io ho ideato e che organizzo da 3 anni, mi sono reso conto che è cresciuta veramente talmente tanto e sono felicissimo di questo, che avere tutti i compiti, cioè accentrare il compito di organizzatore, direttore artistico, regia, e consulente, e veramente mi diventava un po' difficile. Quindi ho preferito delegare per la presentazione una carissima mia amica Patrizia Rossetti, che è una presentatrice storica, diciamo, della televisione, e che sicuramente sul palco sarà ottima presentatrice al posto mio, diciamo, e soprattutto ottima amica, volevo dire, di Asola, perché quando si è su questo palco non è soltanto un fatto tecnico di condurre, di presentare, bisogna anche avere amore per questa città, per questo territorio del quale io mi sono innamorato casualmente venendo qui in visita, e che mi ha portato poi ad avere l'idea di inventare Asola in scena. Quindi sono sicuro che Patrizia Rossetti saprà svolgere bene questo compito di padrona di casa, ed io quest'anno ho qualche sorpresa. Infatti abbiamo visto dietro le quinte molto più movimento rispetto all'anno scorso, veramente. Quindi ci chiedevamo, possiamo avere qualche news, non so, qualcosa, qualche anteprima? Guarda, sai che mi sei simpatica, quindi lo faccio volentieri, per i telespettatori, oltre che per te, che sei carina e simpatica, però loro, il pubblico è sempre al primo posto, no? Il pubblico è sempre al primo posto. Ma quest'anno devo dirvi che ci sarà un inizio molto particolare, che celebrerà, non lo sa nessuno, celebrerà un mito della musica leggera italiana, poi le immagini ve lo faranno subito scoprire, che con un brano, il suo brano forse più famoso, a mio avviso era la sigla migliore di apertura per celebrare questi anni che sono trascorsi dalla prima edizione. Quindi 3 anni, sono stati 3 anni bellissimi, sono stati dei migliori anni in fondo dello spettacolo di Asola, sicuramente, perché Asola in scena è stata ed è la manifestazione clou dell'estate asolana, e non solo, di tutto il territorio di questa provincia di Mantova. Quindi l'inizio sarà dedicato a questi 3 anni. Poi ho un'altra chicca, tutta femminile, ma io adoro il talento femminile, organizzo da anni anche un talent show che si chiama Bravissima, e quindi sono un estimatore del talento femminile. Abbiamo la più brava e più bella sassofonista europea, Jessica Kokis, è una sassofonista internazionale che gira il mondo, va negli Stati Uniti continuamente, ed ha questa particolarità che, oltre ad essere la più brava, forse la più brava, indicata come la più brava sassofonista in Europa, è anche la più bella. Quindi unisce il fascino con il talento, che è una combinazione molto interessante. E poi, se si può considerare una sorpresa, ma lo è sempre da tanti anni, Bobby Solo è uno dei più amati artisti italiani. Io mi sono reso conto di quando facevamo il progetto di Asola in scena, terza edizione, ho fatto vari nomi, l'anno scorso avevamo i Dick, che sono stati anche apprezzatissimi, io ho fatto vari nomi di artisti, quando sono arrivato a Bobby Solo si è fermata la riunione, sì, vogliamo lui. Quindi mi sono reso conto che è veramente un artista evergreen, veramente, non solo sulla carta. E avremo quindi la chiusura di quest'anno 2014 con il grande concerto di Bobby Solo e dei suoi straordinari musicisti. Perfetto, allora non ci rimane che guardare questa fantastica serata. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a Internet DJ, e non mancate mai ai miei appuntamenti, nel senso che non vi farò mancare i miei appuntamenti. Parola di Valerio Merola. Ciao Internet DJ, grazie Asola in scena. Thank you.
Siamo qui ora con Patrizia Rossetti. L'anno scorso ti abbiamo vista qui come ospite, quest'anno invece come presentatrice. Come ci si sente? Beh, sai, è il mio lavoro, quindi mi fa molto molto piacere. Mi fa piacere perché l'anno scorso sono stata madrina dell'estrazione, poi il mio amico Valerio mi ha coinvolta, mi ha detto non è che saresti libera, eccetera. Ho detto sì, quando c'è da fare qualcosa di buono e di positivo e poi soprattutto mettere in risalto quelle che sono le produzioni artigiane, quelle che sono i paesi come Asola, perché no, insomma fa parte del mio mestiere e poi mi piace. Ma dove possiamo trovarti prossimamente? Ma io sono sempre sulle classiche reti, Rete 4, Italia 1, con le mie telepromozioni, ogni tanto faccio delle ospitate e poi ci sono dei progetti in pista, ma è ancora un po' troppo presto. Allora aspettiamo di avere altre informazioni, intanto godiamoci lo spettacolo, grazie mille. Grazie a voi, buon divertimento. Well, it's one for money, two for show. We got rid of our meravigliosa serata stasera. Alla prossima. Ciao ragazzi.